Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vorrei parlare dell'argomento di punta di GTA Online in questo periodo, ossia il nuovo DLC che deve uscire, il DLC militare. Ora, come ho sempre detto, non si sa moltissimo di questo DLC perché, come ben sappiamo, Rockstar non rilascia mai informazioni ufficiali, né sulla data di uscita, né informazioni sul DLC stesso, sui suoi contenuti e cose del genere. Tuttavia sono molte le informazioni che trapelano ogni volta prima dell'uscita di un aggiornamento, magari informazioni anche ufficiali, ma sapete, insieme a tutte le voci che ci sono in giro non sai mai qual è l'informazione ufficiale, quale non è, perché alla fine si confondono tutte insieme e tu non riesci a capire, e non nessuno può sapere in realtà, se non la stessa persona che ha messo in giro queste informazioni, se appunto queste informazioni sono vere o comunque sono solo un sogno di questa persona che le ha messe in giro. Molti infatti sono i desideri, tra virgolette, che la gente ha elencato per questo nuovo aggiornamento, cose che vorrebbero da sempre su GTA 5 e che con questo aggiornamento potrebbero anche diventare realtà. Ne parlai la settimana scorsa in un video che feci al riguardo, quindi nel caso foste interessati ve lo linko in descrizione. Lì ho fatto l'elenco di tutte le cose più probabili che potrebbe contenere questo aggiornamento e delle cose che vorremmo invece noi giocatori da questo aggiornamento o comunque da aggiornamenti futuri di GTA Online. Sta di fatto che al di là di quello che vogliamo noi, stanno accadendo un po' di cose, non dico strane perché alla fine non sono strane, ma stanno accadendo un po' di cose su GTA Online in quest'ultimo periodo. Prima di tutto, lunedì si è concluso uno degli eventi più remunerativi nella storia di GTA 5 e pensandoci è veramente qualcosa di assurdo, ossia soldi RP doppi per tutte le rapine, che già danno un compenso molto buono, ma con RP e soldi doppi diventa veramente molto ingente il guadagno di queste rapine. Che poi di solito gli RP e i soldi doppi ci sono in attività che comunque non sono poi così tanto interessanti e divertenti, e uno le fa così solo per far soldi e farsi RP, vabbè, non tanto per gli RP ma comunque per i soldi. Ma il bello di questo evento è che le rapine sono anche divertenti oltre al guadagno che portano in sé. Credo proprio sia uno degli eventi migliori e più apprezzati dai giocatori nella storia di GTA Online, proprio per questo motivo, perché oltre al fatto che il guadagno è veramente molto alto, le rapine in sé sono anche divertenti. Ne hanno parlato in centinaia su YouTube, su metodi, come fare soldi, come completare le rapine, come fare il colpo alla Pacific Standard più velocemente, cose del genere. Insomma, di tutorial su YouTube ne potete trovare a manetta, sia vecchi sia nuovi. Quindi non starò a spiegare nulla di tutto ciò, anche perché ormai l'evento si è concluso, ma vorrei parlare un attimo di cosa potrebbe accadere ora. Insomma, se c'è stato questo evento, gira voce che sia possibile un altro evento RP e soldi doppi su queste rapine, o in settimana, o comunque in queste settimane, perché a quanto pare Rockstar sta lavorando per implementare questo nuovo aggiornamento, almeno a quanto sembra, considerando le esperienze dei vecchi aggiornamenti, all'interno dei server. Insomma, sembra che stia adattando tutto il sistema di gioco a questo nuovo aggiornamento prima di rilasciarlo, come succede per ogni grande aggiornamento. Infatti, in questi ultimi giorni ci sono svariati problemi di collegamento con i server cloud di Rockstar, problemi di salvataggio, errori nelle sessioni, errori che io non avevo mai visto. Per esempio, a volte vengo disconnesso con semplicemente una scritta: c'è stato un errore in questa sessione, una cosa del genere, che non mi era mai capitato. Quindi probabilmente Rockstar sta implementando qualcosa nei sistemi per far uscire questo aggiornamento. Quindi sembrerebbe proprio che questo aggiornamento debba essere ormai imminente. Non so, magari si parlerà massimo di un mese prima dell'uscita, penso, Rockstar, al contrario di quanto si potrebbe pensare, sta dando svariate possibilità ai giocatori di farsi su soldi per questo nuovo aggiornamento, perché sicuramente le spese saranno molto ingenti. Ci sono stati anche svariati bonus sulle Shark Cards in questo ultimo periodo, soprattutto nei mesi scorsi. Ora, come ho detto, è da vedere se darà altri bonus in questi giorni, ma io penso proprio di sì. Non magari bonus sulle rapine, come dicono in molti, ma magari bonus su altre attività, magari sugli eventi free mod, cose del genere, non lo so. Comunque, secondo me darà modo ai giocatori di farsi soldi. E se giocate molto a GTA Online e non avete un account moddato, comunque non volete spendere in Shark Cards, vi consiglio di stare molto attenti, di seguire il Newswire, di seguire comunque le notizie che vi sono anche all'interno del gioco durante i caricamenti, perché potrebbe essere veramente l'ultima occasione per fare su un po' di soldi nel caso vi foste persi appunto l'evento degli RP e soldi doppi per le rapine prima del nuovo aggiornamento, perché comunque
poi sappiamo che quando esce l'aggiornamento, sì, ci stanno sempre nuove modalità, quindi quando esce una nuova modalità Rockstar mette sempre soldi RP-doppi in quella modalità, però comunque un bonus come quello dell'ultima settimana delle rapine non si era mai visto, almeno a quanto mi ricordo io non si è mai visto un bonus del genere, quindi state attenti perché potrebbe presentarsi in un altro o sulle rapine o comunque sugli eventi free mod, su qualcosa che dia già un grande guadagno di suo, quindi state attenti perché potrebbe essere veramente un'occasione buona per farsi veramente tanti soldi. Poi in corso, tra l'altro, a rafforzare la mia teoria, ci sono anche bonus e sconti sulle commissioni di Clubhouse, sulla paga per le consegne di carico speciale, e ci sono sconti su veicoli selezionati e molto altro, vabbè. E quindi è probabile che si ripeterà questa cosa. Insomma, già questo aggiornamento si prospettava molto dispendioso per le tasche dei giocatori, ma con tutti questi bonus che sta attivando Rockstar è molto probabile che sia molto più dispendioso di quello che pensavamo noi. Mi viene da pensare allora e da domandarmi se quello che ho detto nel video di cui vi ho parlato prima non possa diventare effettivamente realtà a questo punto. Bunker sotterranei, l'acquisto di una portaerei, l'acquisto dei veicoli Pegasus, non nel senso dell'acquisto per poterli usare, ma nel senso dell'acquisto per tenerli proprio magari nella portaerei o comunque tenerli da qualche parte, poterli personalizzare e tutte cose di questo tipo. Sono tutte cose che richiederebbero moltissimo denaro da parte dei giocatori e come ben sappiamo Rockstar mette molti contenuti di modo che comunque i giocatori non siano in grado di acquistarli tutti, perché vorrei ben vedere, per esempio, pensiamo a quelli del DLC Import-Export, quanto cazzo costano messi tutti insieme tutti quei contenuti. Però c'è comunque da rendere onore a Rockstar perché comunque sta dando veramente moltissime possibilità ai giocatori per farsi su un po' di soldi. Ora la domanda è possibile che magari già la prossima settimana avremo questo aggiornamento, comunque magari nelle prossime settimane, perché veramente siamo agli sgoccioli ormai in fatto di tempi, perché se vi ricordate comunque Rockstar aveva detto ad inizio estate più o meno una cosa del genere aveva detto, ed è la cosa anche più probabile, perché comunque la gente magari finisce la scuola, magari finisce gli studi, aveva abbandonato il gioco per fare altre cose, adesso lo riprende un po' in estate, quindi è una cosa veramente molto probabile. Ora però un'altra cosa di cui voglio parlare sull'argomento soldi, ma in realtà più sull'argomento modding, è il fatto del trasferimento del personaggio. E ora magari direte, ma cos'altro c'è da dire, cos'altro è uscito adesso, così colà, già ce ne hai parlato parecchio in passato. Beh, ne voglio riparlare perché a quanto pare non si sa da dove sia uscita questa notizia, perché sapete, ne girano di tutti i colori e la gente poi non sa manco da dove le tira fuori queste notizie. È uscita la notizia che dovrebbero venire riattivati i trasferimenti su GTA Online e ne ho sentiti parecchi dire questa cosa, soprattutto su Facebook, e ogni volta che gli chiedi ma da dove l'hai ricavata sta notizia, ti dice dal newswire di Rockstar, ok, da quello ufficiale, ed è successo un episodio con un modder italiano, sia Marco Deligé, modder italiano molto famoso, praticamente aveva chiesto in un post su Facebook da dove cazzo prendono queste informazioni le persone. Un tizio gli aveva risposto, dal sito ufficiale di Rockstar, e lui gli dice, guarda che non c'è niente sul sito ufficiale di Rockstar. E lui risponde, no, probabilmente sei tu che non lo vedi, è un bug, è un po' buggato questo sito a volte. Cosa? Cioè, ma io prima di far figure di merda, prima di dir stronzate, ma pensate un po' queste cose, cioè, ma poi almeno dici, sai, l'ho sentito in giro, l'ho sentito da questo. No, c'è scritto nel sito ufficiale. Dove? Dove è scritto nel sito ufficiale? Non c'è scritto una sega. Quindi, il trasferimento, al contrario, se sentite voci del genere, questo trasferimento del personaggio non è in previsione di essere riattivato e non credo lo sarà mai. Cioè, tutti noi modder ovviamente speriamo in una cosa del genere, però non succederà mai. Anche perché non ha senso che Rockstar rimuova una funzione e poi la riattivi. Cioè, se avesse voluto metterla a posto, avrebbe potuto dire, guardate ragazzi, ci sono problemi e magari la disattiviamo per un tot e poi la riattiveremo. No, hanno proprio detto che non saranno più fattibili i trasferimenti dal 6 marzo. Quindi non penso proprio che verrà riattivata questa funzione. Quello che vi voglio dire e che vi voglio ripetere, come dissi già in un video tempo fa, state molto attenti da dove arrivano queste notizie, perché magari le prendete anche da youtubers famosi, no? Però dovete stare attenti da dove le hanno prese loro, perché loro magari semplicemente riportano una notizia che hanno sentito, perché, come dissi, non possono stare attenti a ogni singola notizia, da dove viene, se è attendibile la fonte, se è questo, se è quello, non possono sempre starci dietro, perché magari sono youtubers che fanno anche più video al giorno, per dire, non possono
possono stare ogni volta a verificare ogni notizia, a perderci ora, a vedere da dove viene. Loro prendono questa notizia, ve la dicono, magari dicono anche, non sono sicuro di questa cosa. E quindi dovete essere voi un po' sospettosi per queste informazioni, cercare di capire se effettivamente è vero o se comunque è una stronzata. Comunque, quello che c'è di sicuro sono tutti questi bonus che stanno uscendo su GTA Online in questo periodo, tutti questi metodi che sta rilasciando Rockstar per fare su un po' di soldi e comunque RP nel caso avesse un rango basso, ma soprattutto si parla di soldi, gli RP in realtà non sono molto importanti. Quindi significa che sicuramente è in previsione una grossa spesa da parte dei giocatori per questo nuovo aggiornamento, forse anche più grossa di quello che si pensava. Ora staremo a vedere cosa farà Rockstar nelle prossime settimane, se ci saranno altri problemi con i server e se magari ci sarà qualche modo di capire se questo aggiornamento debba uscire, quando dovrà uscire, contenuti nascosti da qualche parte. Sapete che ogni tanto vengono rilasciati dei contenuti prima dell'effettiva uscita, vengono messi all'interno degli aggiornamenti e poi vengono semplicemente attivati da Rockstar con un altro aggiornamento, comunque con un aggiornamento da parte dei server senza che venga rilasciato effettivamente un aggiornamento. L'abbiamo visto spesso con auto e cose del genere. Comunque, nel caso escano altre informazioni importanti, vi terrò aggiornati. Per questo video direi che è tutto e noi ci rivediamo alla prossima!